minuti e mezzo, anche meno, perché poi l'elicottero operativo e per incendi in Val Vestino vanno. Che? Quindi girano. Gente che piange, ragazzi, purtroppo è così. Allora, giusto per il mostro di mostra, le zone di sicurezza, avevamo detto, perché si sta lì davanti? L'accesso unico è su questo lato. Si sale, vedete quanto è stretto? Di conseguenza, quando si va a imbarcarsi, da questa posizione, che è la posizione ideale, si sale uno per volta. Finché c'è gente sul pattino, sia in ingresso che in uscita, gli altri stanno fermi. Ma stare fermi significa non in piedi ad aspettare. La posizione di partenza è questa. Da qui si parte e a questo punto si torna. Una sola cosa, velocissima. Piero, Giancarlo, Marco, Serafino, venite qua un secondo. Chi è che era senza? Sotto gola? No, ma aspetta. Tanto qui non servono più. Vi mettete un attimo in posizione un secondo? Perché non servono più? Perché l'elicottero se ne va via. Ah. Perché c'è un incendio davvero. Arrivo, me l'ha detto. Solo un secondo. Questa è la posizione dovete trovarvi. Vedete, compatto, l'ultimo in fondo in questa posizione è il caposquadra quando si sale in 4. Se si dovesse salire in 5 il caposquadra sta in questa posizione. Guardate dove è lo specialista, guardate dove è il pilota. In questo modo il caposquadra, lo specialista e il pilota vedono sempre in questo triangolo tutte le persone che si muovono. Quando si sale in quest'ordine 1, 2, 3, 4 e quando si scende il caposquadra torna in questa posizione, il primo che scende si mette accanto a lui e gli altri due davanti, non si gira mai intorno, ok? Se c'è attrezzatura, materiali si danno allo specialista che li mette nel cestone. Da dove c'è lo specialista adesso? A dietro non si va mai. L'unica cosa sulle posizioni, guardate qua quanto è basso. Infatti. Più siete vicini all'abitacolo, più è lontano da voi. E non ci sono problemi. Liberi, grazie. Posizione per vedere il pilota. Se devo fare le segnalazioni, spalle al vento, sempre. Quando, come adesso, non c'è una via unica per arrivare, andare via, per tornare indietro, si è vincolati. E succede quando c'è copertura o quando c'è pendio, che l'avvicinamento viene sempre fatto di prua, in modo che il pilota ha il massimo controllo e vedete che sui lati le pale sfolgono di più rispetto al davanti, in questo modo lui ha il massimo controllo. Decollo, cosa ci siamo detti? 30 metri, ogni volta che c'è un elicottero che arriva o va via, si controlla che nulla voli. Quindi, caschi per terra, le cose legate, zaini eccetera, adesso li terrete fermi. Tenete questa posizione durante il decollo, che così vi fate un'idea di qual è il vento generato dal rotore. Una piccola cosa, l'abbiamo detta mille volte, ovviamente stamattina la prima cosa che è successa è esattamente questo. Quando l'elicottero ha le pale in movimento, dietro non si deve muovere niente e nessuno. E anche quando è spento si passa lontani. Oggi sono atterrati, pale in movimento e qualcuno che andava avanti e dietro. Quindi ragazzi, le regole sono poche e semplici, ma ci vuole poco per farsi male. 30 metri.